Le lenti intraoculari, correggere i vizi di refrazione di ultima generazione, che noi proponiamo sono delle lenti cosiddette fachiche, cioè che vengono inserite all'interno del bulbo oculare senza togliere il cristallino naturale. Questo permette il grande vantaggio di mantenere l'accomodazione, cioè la messa a fuoco da vicino. In commercio esistono numerosi modelli di lenti fachiche, sin dagli anni 80 gli oculisti hanno tentato con questa tecnica di correggere i vizi di refrazione, ma è solo con gli ultimi modelli di lenti da camera posteriore che correggono anche l'astigmatismo, le cosiddette toriche, che abbiamo raggiunto, secondo me, lo stato dell'arte di quello che è la correzione dei vizi di refrazione. Elevati, non correggibili con il laser e soprattutto consentono di avere un recupero funzionale pressoché immediato. Le lenti che noi proponiamo vengono inserite nel bulbo oculare in anestesia locale o topica e permettono il recupero funzionale della vista nell'arco di alcune ore ormai praticamente. E correggono molto bene gli astigmatismi, correggono molto bene le miopie e naturalmente le ipermetropie elevate. Possono essere inserite anche quando è stato eseguito un trapianto di cornea, quindi sono ottime per la correzione dei vizi di refrazione post-traumatici, post-trapianto di cornea o tutte quelle correzioni chirurgiche del vizio di refrazione elevato in cui non si possa toccare la cornea o la cornea abbia delle controindicazioni all'essere operata con tecniche tradizionali.